Un calendario ricco di eventi, sono circa 90 eventi distribuiti in circa 50 giorni che vanno da luglio a settembre. La serata conclusiva sarà il 25 settembre, l'ultima domenica di settembre. È un calendario che viene effettuato con l'aiuto di tutte le associazioni locali che stanno collaborando con l'amministrazione per poter fare una grande estate, se non con un nome magari di richiamo, però ci saranno tanti eventi davvero particolari e interessanti. Interessanti. Ci sono il Gelas Music Fest, che ad esempio è un evento per giovani dove ci sono cover band di artisti importanti, ci sono altri spettacoli teatrali di grande livello per gli amanti come il Prometeo Incatenato o i Chroma Ensemble, che per esempio faranno uno spettacolo che è davvero interessante sulle colonne sonore del cinema, con la retroproiezione dei film, quelli più famosi, con le colonne sonore più importanti del cinema attuale. E, oltre a Miss Italia, insomma, è veramente un calendario talmente ricco di eventi che non riesco a selezionare l'evento preferito che dovrebbe essere visionato. Io chiedo alla cittadinanza di partecipare a tutta l'estate. Un'estate a Gela è per dire che il nostro territorio offre, oltre alle bellezze naturali come il mare, come il lago Biviere, le cicogne, le bellezze storiche, offre anche dei momenti ricreativi per chi ci viene a trovare. Quindi un calendario che si sviluppa fino a tutto il mese di agosto, settembre e gli ultimi giorni di luglio, dove praticamente chi ci viene a trovare può passare magari una serata gradevole. È chiaro che il calendario è rivolto ai gelesi, ma anche a chi è che vuole venire da fuori a venire a passare una bella serata nella città del Golfo.